abbiamo fatto a Torpignattara durante una mattinata, insomma, che è stata lì di visite e non solo partecipazione, e dove lì pure il tema, Michele Nardelli, una delle persone che viene alla scuola politica da Nagoci diverse volte, è venuto nel corso degli anni, è trentino ed è federalista europeo, diciamo, come quindi molto interessata ai temi del territorio. Ci siamo incontrati alle giornate del territorio e a Claudio dico: ma perché non vieni a parlare di uno dei temi che per noi è un tema, è come lo sviluppo locale partecipato. Ma quando dico partecipato sto dicendo partecipato, non la definizione che uno mette diciamo, a monte di un cappello che poi non è vera. No, quando ci sono le persone che partecipano, e siccome io per lavoro diverse, qualche volta mi è capitato in giro, cioè lo dico più di qualche volta, a perdere fuoco, ho fatto un intervento e a nulla per diversi anni. Ma per tanto poco un intervento di sviluppo locale partecipato con un sociologo che si è lanciato come lui, tutto basato sulla cultura del silenzio, e quando partecipa, cioè su come promuovere il silenzio, diciamo che era una fissazione sua, dice: come faccio a fare una cosa che è basata su questo? E abbiamo visto come si sono accavallati nel tempo gli interventi, tutto per gemmazione spontanea, cioè niente di programmato. Là in quel caso non c'era nessuna risorsa da investire. Per gemmazione spontanea sono nate cose da loro, e anche nella direzione giusta, perché sono riusciti ad espellere tutto ciò che effettivamente era un po' strano in quel percorso. Essendo partecipato, chi ha tentato di infilarsi ma non era nello spirito giusto, poi è morto, diciamo, no? E quindi un percorso fatto di natura, fatto di accoglienza, fatto in un altro modo, fatto di economia locale, piccola economia locale con piccoli numeri che però consentono a delle persone comunque di vivere quando hanno un'agricoltura di sopravvivenza, insomma, quella che hanno tutti quelle zone là, e quindi l'artigianato, la musica locale, che uno dice: perché devi venire a Festa Se Poco, che per chi l'ha vista è il paese a disposizione della base militare e poco altro, quindi è conosciuta solamente perché ci sono degli americani che vengono o italiani che vengono per un tot di tempo a trovare i parenti e quindi stazionano al di fuori della base, che non fanno nulla sul territorio. E lì, a partire da questa esperienza, sono riuscito a costruire una cosa che è praticamente impensabile quasi se tu la dovessi programmare. Non la programmeresti così, anzi, qualsiasi intervento pubblico, che era solo del tipo la signora Lucia che ha una piccola struttura di ristorazione, deve imparare l'inglese, ma la signora Lucia ha 71 anni. E dico: ma che intervento è? Cioè, anche perché quelli che vengono lì vengono perché non parla inglese, non vengono perché parla inglese, quindi non sono soldi totalmente buttati, però visti dall'alto della programmazione sono soldi che arrivano pure senso, perché uno dice: oh, il territorio va internazionalizzato, se tu non lo conosci. Quindi che persone che stanno lì iniziano a parlare inglese, quando ci sono i ragazzi che stanno lì che lo parlano, ma la signora Lucia, se lo parlano o no, è uguale, diciamo. Quindi però quello è un intervento pubblico che è dal dubbio esito, perché uno dice: ma alla fine di questo intervento che succede? Niente, forse viene finanziata la struttura formativa che fa l'accompagnamento all'inglese, ma di un'utilità pari a zero, e qualsiasi altro intervento fatto lì di compensazione per la base militare, uno lo può dire: ma perché Meloni è intelligente, diciamo, era tutto sbagliato, cioè non ce n'era uno che fosse azzeccato, perché nessuno ha pensato di fare una cosa la più semplice, diciamo, che uno si mette lì con qualche persona e dire: che cos'è che dobbiamo fare? Ecco, è una cosa apparentemente semplice. Per
una struttura pubblica è praticamente impossibile. Quindi, invece di fare la cosa più facile, aiutata solo dal fatto che non ci sono le risorse, e quindi quando non ci sono le risorse non attrae tutti questi che sono degli estrattori del territorio, ma non ci stanno risorse da distribuire, le devi generare, e a generarle è tutto più faticoso. Quindi quando si tratta di generare c'è una fuga, quando si tratta invece di estrarre, di distribuire le risorse che estrai, invece è pieno. Ovviamente là, vedendo l'intervento dall'esterno, uno può dire tutto ciò che il pubblico pensa, pure con una certa predisposizione d'animo, tutto, quasi tutto fatto male o tutto fatto in modo grezzo, cioè senza tener conto di elementi che poi, visti sul territorio, sembravano essere rilevanti. Alcune di queste economie generano, vista dall'alto, poco. Ora, quando noi abbiamo fatto il giro, noi viviamo, molti di noi, anzi qualcuno di noi ha vissuto a Torpignattara nell'infanzia e conosce anche un po' la situazione, a volte uno può dire quante risorse genera, ma invece sono risorse che aiutano delle persone, insomma. Quindi è evidente, là a Terra del Fuoco è molto di più, perché quelle risorse hanno molto più valore, ma noi non siamo in grado neanche nelle terre alte, nelle aree interne, di fare quel tipo di sviluppo da basso, perché c'è una fissazione per cui le metriche sono il PIL, la ricchezza che produce, così, le risorse che attrae, gli investitori, tutte cose che là non sono misurate. Allora, siccome il caso dell'ecomuseo è appunto forse in un post, non mi ricordo, però raccontava una storia di Claudio da qualche parte, dove parlando in giro dell'ecomuseo, la prima domanda è: che è l'ecomuseo? Se tu stai invece fuori, è una cosa che mi dava molto di più per scontata. Allora, mi sembra che l'esperienza di Torpignattara, per evitare cose del tipo dateci il pane, non vogliamo altro, perché c'è pure il rischio di un certo ingrezzimento di come uno pensa o funzioni lo sviluppo, cioè quando uno sta male vuole il pane, diciamo, no? Poi vi state a fissare sulla street art per quale motivo, no? Che non serve a niente. Ecco, allora uno... Quando c'è la monnezza. Ecco, quando c'è la monnezza. Allora, per capire invece come funzionano queste dinamiche, tante volte gli squilibri aiutano, il fatto che gli sviluppi siano squilibrati aiutano molto in questa dinamica. L'esperienza dell'ecomuseo e l'esperienza vostra, comunque, che l'avete anche concettualizzata, che è una cosa già più rara, concettualizzare la propria iniziativa, a mio avviso è interessante, perché visto che l'avete concettualizzata, andate a finire in una legge regionale, potreste essere dei promotori, degli accompagnatori di altri processi. Allora mi sembra che la vostra esperienza o la tua esperienza, insomma, può parlare a titolo personale, a titolo di un quindi mi sembra molto molto utile. Prego Claudio, grazie che sei venuto. Grazie a tutti voi. Io sono contento di essere qui, sono molto legato a questo posto, perché ho partecipato un paio di anni fa alla nascita di una delle cose più belle, se non ero prodotto in tribunale, che correte, che è la rete delle realtà collaborative, con cui abbiamo partecipato, pur non essendo un co-working, pur non essendo un fab, pur non essendo, per così dire, una realtà di economia collaborativa, ma io con Enrico ho parlato lungamente, svariate volte, spiegando che appunto non facciamo ci battiamo contro le metriche sbagliate fuori del mondo dell'economia classica, diciamo, non possono più essere applicate quelle dell'economia collaborativa, non facciamo le metriche sbagliate dentro l'economia collaborativa che escludono altre forme di sviluppo che non sono misurabili attraverso le cosiddette metriche dell'economia collaborativa, perché magari non dobbiamo ancora definire quali sono queste metriche. Ragionando, siamo entrati anche noi, abbiamo fatto un ottimo lavoro, secondo me si è creato un gruppo di persone, quelli che sono residuati, diciamo, dalla spinta iniziale, che ancora si sentono, si vedono e condividono ancora delle idee, quindi nel dibattito delle idee di Roma è ancora parecchio da dire. Poi c'è il Zaccone qua, è Roma Makers, c'è il Studio Virale, c'è il buon compleanno di Abadella, con cui l'anno scorso abbiamo fatto un giocolaggio per un'attacca di Abadella con il compleanno di Abadella, sono fatto un giocolaggio scoprendoci qualche buona pratica, quindi siamo, io mi sento a casa in un certo senso, quindi
parlerò molto schiettamente, insomma, come sono usato fare. A nome praticamente di queste 10 persone, ormai 7 anni fa, decisero praticamente di opporsi ad una lavorare di cemento comune con museo. Come produzione praticamente di battaglia in campo, stiamo parlando proprio di Davide Montemorienzo. Io vi do qualche indicazione di carattere geografico, non tanto perché non conoscete praticamente dov'è l'area di Cortignattara, ma per darvi un'idea di quello che ci sta attorno, perché la Comunità d'Asilo non è solo Cortignattara. Per darvi qualche dato per capire anche, questo sì è importante, gli impatti che questo processo ha avuto a 7 anni dalla nascita, che sono impatti che sono misurabili a questo punto, facendo con la rigidità di numeri in un certo senso, una serie di vari settori critici presso i vari siti del comune di Roma, chiamiamo le ovendate, come vogliamo chiamare, però sono dei dati reali, insomma, che parlavano di come stava messa praticamente il quartiere e che sono interpolati con i dati percettivi, che sono quelli che non finiscono mai all'interno praticamente dei report, che sono appunto i dati dell'autorappresentazione del territorio da parte di chi lo abita. Che è una cosa, che è un dato per così dire più difficile da trattare, ma che viene trattato comunque nel mondo, tranne nei report che conosciamo bene. Quindi dove sta? Dove nasce il Museo Casilino? Nasce nell'area sud-est di Roma, l'area più est del sud-est, ma che sfiocca verso sud grazie alla parte tuscolana, per così dire. Parliamo di 27.000 ettari, 27.000 ettari di estensione, parliamo di 250.000 abitanti, come ho fatto vedere in questa slide a Cervia. La metà praticamente dei facilitatori sono svenuti, perché loro hanno grosse difficoltà a portare avanti il loro ecomuseo, nonostante sia comunale, nonostante sia finanziato, nonostante sia istituzionalizzato, supportato, eccetera. Ho detto, come fate voi con una cosa del genere? Ho fatto, non vi preoccupate, non andiamo a 250.000, stiamo su 90.000 e se è svenuta dall'altra parte, diciamo. E, l'80% di chi abita questo territorio è italiano, di origine italiana, preferisco definire di origine italiana. 20% è di origine straniera, li chiamiamo nuovi italiani, li chiamiamo non nuovi italiani perché sono migranti transitanti, migranti che non chiamiamo come volete, però 20 persone che non sono di origine italiana che sono stanziali in origine sul territorio. I quartieri a cui fa riferimento l'Ecomuseo sono questi e sono più o meno equivalenti all'ex municipio Roma 6, che è stato accorpato con il 7 del nuovo municipio Roma 5, più il quartiere di Centocelle. Sono praticamente, la definizione romana di quartieri prevederebbe che qui esistono tre quartieri, il Prenestino Navigano, che è quello che trovate in alto, il Tuscolano che vedete in basso, poi Centocelle che vedete a destra. In realtà le zone urbanistiche di Roma sono un po' più complicate e le zone urbanistiche di Roma poi sono percepite in modo diverso da chi abita il territorio. Perché la prima attività che abbiamo fatto è quella di dire che perimetro vale un museo e abbiamo ingaggiato le persone di tutto a definirsi come cittadini di uno spazio usato, abitato, fruito. Ed è stato interessante lavorare con loro perché la cosa più interessante che noi siamo riusciti a capire è che laddove c'era il dubbio esisteva praticamente un luogo importante, laddove non c'era il dubbio esisteva un confine, laddove la persona non riesce a sentirsi né di un quartiere né di un altro vuol dire che c'è, per così dire, una sorta di permeabilità della cultura, della storia, delle tradizioni, delle idee che passano da uno all'altro, e quindi uno non sa bene da dove si deve posizionare. Nel momento in cui ad uno del quadrato gli dice ma tu sei di Don Bosco, e sei fatto del quadrato, lì esiste il confine. Questo, la certezza dal confine e l'incertezza dà praticamente il valore. Questo qui è stato un pochettino la cosa che ci ha consentito di rifare questa mappa, che poi, la cosa, noi dobbiamo sempre dire che le persone sono molto più sagge di come le rappresentano, è esattamente sovrapponibile al perimetro di Liber Pontificalis che definiva il pretum imperiale a Bios Laos. Attraverso praticamente la lettura delle fonti classiche siamo risaliti ad un perimetro assolutamente coincidente, che va appunto da Porta Maggiore fino praticamente alla Tuscolana, al Quadrato Vecchio, l'area di Centocelle, quindi il parco archeologico di Centocelle, via di Tor de' Schiavi principalmente, poi abbiamo praticamente la Prenestina fino ad arrivare a Porta Maggiore, quindi una sorta di triangolone un po' strano. All'interno di quest'area esiste un'omogeneità da un punto di vista culturale, storico, antropologico, ma esiste addirittura un'omogeneità dal punto di vista geologico, perché questa è un'area che è nata praticamente dall'eruzione del Monte Carlo. Come si passa il ponticello di Portoraccio, comincia l'area che invece nacque, per così dire, dalla
dalle vie della Niemi. Come ci si sposta più giù, siamo sempre nell'area, per così dire, del Monte Capo, ma abbiamo, per così dire, in seconda eruzione, quindi diverso, il Capo di Bove e via discorrendo. Quindi parliamo, per così dire, di un'area che ha una conformazione anche dal punto di vista geomorfologico molto, non a caso, è l'unica zona di Roma che praticamente ha il 60% del territorio completamente calo, perché ha una conformazione geomorfologica che consentiva la possibilità di costruire non solo le famose catacombe, ma anche di fare attività estrattiva. Per questo motivo è una zona ampiamente cava, proprio perché dalla Tuscolana alla Prenestina, da Porta Maggiore a Vigor di Schiavi, la terra è sempre uguale, non cambia mai. Andando avanti, dove abbiamo lavorato noi per definire come dovevamo ingaggiare tutto questo grande territorio? Noi siamo partiti con un approccio che ci piace definire molecolare, ovvero siamo partiti nel piccolo. Abbiamo detto, se dobbiamo definire delle regole, dobbiamo definire delle procedure, dei processi, ragioniamo su un modello, un prototipo più piccolo, definiamo il nostro metodo di lavoro e poi verifichiamo se questo modello è scalabile sugli altri territori, eventualmente lo aggiustiamo man mano che lo andiamo a portare avanti. E l'area in cui siamo concentrati è la Ridor Pignattara, perché la metà delle persone che stanno all'interno del nostro gruppo di lavoro del comitato scientifico sono residenti a Tor Pignattara, la conoscevano bene, gli altri erano sparsi e abbastanza isolati nei confronti delle altre aree, e quindi abbiamo cercato di coagulare il nostro sforzo all'interno di questo periodo. Parlando di un territorio molto più piccolo, siamo partiti da 30, quasi 27 km quadrati, siamo arrivati a 2, quindi abbiamo molecolizzato, per così dire, lo spazio. Non siamo andati benissimo per quanto riguarda gli abitanti, perché Tor Pignattara è uno dei quartieri che ha la densità abitativa probabilmente del est asiatico, insomma, c'ha 50.000 abitanti, quindi fate voi un calcolo di quanti siamo. E qui abbiamo un aumento della percentuale dei residenti di origine straniera. Passiamo da 20 a 30%, un terzo degli abitanti di Tor Pignattara è di origine straniera. Ed è di origine straniera in tre configurazioni. La configurazione di prima immigrazione, che ha portato fino ad avere in terza generazione. Esempio, famoso rapper Amirissa, figlio praticamente di madre italiana e padre egiziano, lui è seconda generazione italiana di origine straniera da padre, e ovviamente al figlio, quindi siamo arrivati alla terza generazione di discendenza, comunque di un meticcio a terza generazione. Ma non è l'unico caso. Tor Pignattara abbiamo tantissimi casi, abbiamo una famiglia cinese che si è trasferita 36 anni fa, scappando dalla Cina perché avevano praticamente la moglie di Xi era rimasta incinta della seconda figlia, e in Cina all'epoca perdeva il lavoro se aveva il secondo figlio, quindi per amore della figlia sono scappati, sono venuti a Tor Pignattara, hanno aprito il primo ristorante cinese di Roma, che ancora esiste, adesso è diventato un ristorante che fa cucina mongola, che sta in via Tempesta, e anche loro sono in terza generazione, perché c'è il nonno, c'è il papà, che è il figlio di chi si è trasferito, e ci sono i figli che praticamente parlano più romano di me, insomma, hanno anche loro il doppio nome, uno cinese impronunciabile, l'altro italiano desunto, per così dire, degli vari X-Factor, altre cose praticamente di cultura pop. E questa è la conformazione praticamente da un punto di vista, diciamo, andando estremamente a sintetizzare. Cosa succede? Succede che nel 2010, quando cominciamo a lavorare, questi sono i macro dati che potevamo desumere da una serie di interpolazioni che abbiamo fatto con i dati che presenti sul sito del municipio Roma 5, e sono che la disoccupazione era praticamente, in realtà il numero di disoccupazione era il 18% media, era caratterizzato dalla presenza del terziario non avanzato sul territorio, perché c'era commercio, c'era, diciamo, il terziario privato, chiamiamolo così, quindi i servizi erogati erano principalmente commercio, c'era qualche situazione legata alle banche, poco altro, insomma, c'era un po' di secondario legato all'edilizia, la parte praticamente produttiva vera e propria a Tor Pignattara si era completamente esaurita fra gli anni 80 e 90, a seguito praticamente della prima grande crisi industriale del ciclo, nessuno la ricorda mai, la crisi industriale degli anni 90, che portò allo spopolamento di Tor Pignattara intorno agli anni 2000, a cavallo praticamente della fine del periodo della banda della Marranella, il spopolamento che portò ad esempio via della Marranella ad avere il 95% dei negozi chiusi.
questa situazione qua praticamente portò poi a una ricomposizione del tessuto commerciale dei servizi, molto faticoso nel tempo, ma che si fondamentalmente sostanziò, diciamo, nella completa perdita del tessuto artigianale che esisteva a Corpignattara, che era collegato anche al Quadraro Vecchio per via degli studiosi di Cinecittà. Al Quadraro si facevano le scenografie degli studiosi di Cinecittà e a Torpignattara praticamente si faceva il semilavorato che veniva lavorato nelle bottiglie del Quadraro. C'era così una catena di montaggio che arrivava da Torpignattara fino a Cinecittà. Tant'è vero che negli anni '80 la gente veniva, come si suol dire, dai paesi a farsi i mobili a Torpignattara. Mio cugino, il Bassiano, sono originario di un piccolo paese in provincia di Latina, come altre persone del mio paese, si sono andate a fare i mobili a Torpignattara, come altre persone di Priverno, persone di Latina, eccetera. Era un posto dove c'era il mobilificio e c'erano, diciamo, gli artigiani del mio erano molto bravi. Anni 80-90 scompare, quindi rimaniamo in questa situazione persiana avanzata. Investimenti pubblici. Nel 2010, 20 anni che non se ne facevano. L'ultimo risaliva, per così dire, al 96, quindi un pochettino prima, e riguardava il rifacimento dell'area di largo Pettazzone, acquedotto Alessandrino e Piazza della Marranella, poco altro. Non ci sono stati investimenti sostanziali in niente. Per farvi un esempio, nell'area del Pigneto gli investimenti praticamente negli ultimi 20 anni sono stati praticamente quasi a cadenza triennale, dall'isola pedonale, poi dopodiché adesso l'RFI fa praticamente il ballo ferroviario, la metro C e via discorrendo. Torpignattara addirittura è stata esautorata da un finanziamento pubblico che era appunto la metro C, perché il primo progetto prevedeva appunto che la metro C fosse una metropolitana leggera che passava sulla Casilina che andasse a sostituire il trenino Roma Giardinetti, ed era il progetto che voleva Rutelli in prima consigliatura. Dopodiché fu cambiato, divenne una metro pesante, fu fatta sempre sul lungo l'asse della Labigana, dopodiché fu di nuovo cambiato perché bisognava valorizzare appunto i territori su cui bisognava fare la speculazione edilizia fondamentalmente, creando le famose cattedrali nel deserto. Non so se vi ricordate la famosa stazione Quintiliani della metro B, no? Che è rimasta per 15 anni, per 20 anni senza niente, poi adesso attorno ci hanno costruito con l'ex sito praticamente per la lata, hanno finalmente fatto quello che volevano fare, ovvero hanno fatto l'intervento di valorizzazione immobiliare dell'area. La stessa cosa la stiamo facendo qui. Perché nascere il Museo Casilino? Di fatto nasce per organizzare una risposta contro questa tipologia di speculazione. L'area del Museo Casilino ha al suo centro un'area verde di 143 ettari, che è un'area che è il vero polmone verde della zona, che mi ricordo ha 5,6 all'indice di 5,6 di disponibilità per cittadino, per verde pubblico, parliamo praticamente di un terzo, tre volte di meno rispetto ai minimi imposti per legge, quindi parliamo di una situazione dal punto di vista proprio di qualità ambientale molto ma molto bassa. Questi 143 ettari che sono largamente verdi e sono largamente privati rappresentano il vero polmone verde. All'interno di questa spina verde di 143 ettari si doveva fare un'operazione di valorizzazione immobiliare che guarda caso toccava due stazioni metropolitane. Si vuole fare questo intervento di valorizzazione immobiliare con l'introduzione di 15.000 nuovi residenti, 3 milioni di metri cubi di cemento e l'erosione dei 143 ettari per più o meno due terzi. Rimanevano, per così dire, spiccioli poco più di verde, che non erano assolutamente sufficienti né a chi già viveva né ai nuovi che sarebbero arrivati, aumentando ovviamente la pressione del traffico veicolare in maniera esponenziale, e quindi determinando tutta una serie di effetti a cascata estremamente negativi. Quindi a fronte di questo c'è una reazione. La reazione che caratterizza il processo del museo è una reazione in cui alla vertenza si sostituisce la proposta, ovvero l'attività, per così dire, di contrasto fatto con i picchetti, gli articoli del giornale, le interrogazioni, l'avvocato per mandare lettere, eccetera, si è fatta, perché quella va fatta, è il default in un certo senso. Oltre a questo è stata fatta la proposta, e la proposta è stata quella di le 15 associazioni che facevano riferimento all'Osservatorio Casilino, che era il coordinamento che si muoveva contro questa attività, promossero l'idea all'interno di questo consesso delle proposte di fare un museo. Ovviamente tutti quanti dissero ecco che, e da lì partì un lungo processo di spiegazione di quello che era. Adesso vi spiego anche perché era lo strumento più idoneo per poter rappresentare quella moltitudine e una risposta efficace a quell'attività.
E quindi nacque come per creare una proposta, per proporre una modalità diversa di organizzazione di quello spazio che era stato aggredito dal progetto comunale di valorizzazione immobiliare. C'è un modo diverso per poter sfruttare le aree verdi che non siano quelle di farle diventare la terra su cui costruire una casa, punto interrogativo? Questa era la domanda, la risposta di attraverso questo strumento si può fare. Strutturare la proposta dal basso attraverso una concertazione per capire i diversi punti di vista e dei portatori di interesse che esistevano sul territorio. Il terzo punto è il primo, perché l'ecomuseo? Perché l'ecomuseo ha come impostazione di base quello di essere un patto di una comunità diffusa che si prende cura del proprio territorio, è un processo dinamico che cambia nel corso del tempo a seconda delle esigenze che cambiano, non lavora per consenso, non lavora per assemblea alzata di mano maggioranza, lavora per condivisione, vuol dire che il punto di vista negativo non viene espulso, ma il punto di vista negativo diventa un punto di vista, una risorsa che deve rientrare in gioco nei successivi movimenti di implementazione dell'ecomuseo. Per farvi un esempio, proprio diciamo di adesso che abbiamo cominciato a lavorare in quest'ultimo anno con il progetto speciale assieme a Co-Heritage, all'inizio il punto di vista, per così dire, migrante era stato espulso non per una questione di razzismo, ma perché si ragionava sulla storicità del luogo. Come dire, si ragionava sull'esistente. L'esistente è stato costruito al massimo dal migrante di origine italiana. Lavorare su, per così dire, un punto di vista legato alle migrazioni poteva essere controproducente, perché avrebbe inserito degli elementi di entropia nella costruzione del modello. Adesso, nel corso del tempo, quel punto di vista, che non è stato eliminato, è stato messo, per così dire, in un certo senso in stand-by, è rientrato prepotentemente dentro, per il semplice motivo che ci siamo resi conto che mancava un pezzo, per così dire, nell'evoluzione del progetto, mancava il pezzo del 30% di cui abbiamo parlato prima. Ed è rientrato prepotentemente con un progetto che stiamo portando avanti adesso e con la partecipazione da parte delle comunità, le oltre 18 comunità che vivono praticamente nel nostro territorio, che stanno intercettando una ad una attraverso dei rappresentanti, visto che sono anche frammentate, quindi non hanno associazione, quindi non hanno leader, attraverso rappresentanti familiari fondamentalmente. Entriamo a casa della gente, ci rivolgiamo insieme e ci parliamo. Questa è la modalità operativa. Chi abbiamo coinvolto a questo punto? Ad oggi, 2017, quando abbiamo, per così dire, chiuso il giro, per così dire, della progettazione esecutiva delle comunità, abbiamo coinvolto le comunità di origine italiana, cittadini storici e nuovi residenti. Non abbiamo fatto l'errore di considerare gli unici portatori di sapienza coloro che vivono da più di 15-20 anni in un territorio. La persona che si è trasferita 2 anni al studente universitario è portatore di interesse quanto la persona che storicamente vive. Il famoso discorso nativi non nativi, diciamo, su questa piattaforma di ragionamento non attacca più di tanto. Le comunità di origine straniera più numerose, ma anche più rappresentative e più disposte a dialogare, che sono la cinese, la bengalese, la rumena, la peruviana e l'egiziana. Le comunità religiose, cattoliche, pentecostali, islamiche e induiste, stiamo per varare un tavolo interreligioso, lo dovrebbe fare il municipio, fanno noi, stiamo per varare un tavolo interreligioso in cui queste comunità saranno sedute intorno a un tavolo in cui discuteremo dei problemi che hanno praticamente a dialogare tra di loro. Organizzeremo praticamente dei tour incrociati in cui pentecostali entreranno in chiese, i fedeli, la comunità di fede cristiana entrerà in moschea, la comunità di fede islamica entrerà in centro induista, cercando praticamente di promuovere dei momenti di incontro e di discussione nell'ottica di costruire una sorta di protocollo di intesa tra le diverse religioni che vivono nel territorio per avere, per così dire, degli obiettivi comuni. Le comunità scolastiche, elementari, medie, superiori e universitarie, tutte, senza nessuna esclusione, lavoriamo con i bambini 0-6, lavoriamo con 6-11, lavoriamo con 11-18 e di andare. E lavoriamo, adesso abbiamo cominciato il laboratorio sulle vere d'inciampo proprio con le scuole medie del plesso La Valenta. L'associazione le vere d'inciampo sui partigiani del quartiere. Sì, abbiamo già posto lo scorso anno, abbiamo installato 6 vere d'inciampo, ricordo di 6 partigiani. Questa è la grande storia fantastica del Pignattano, del luogo, per così dire, che è stato sempre definito nulla cosmico. È stato possibile pure dimenticare che Torpignattara era, per così dire, il centro della resistenza al nazifascismo dentro la seconda guerra mondiale. Si è spostato un po' al centro e poi al quadrato. Quindi, sempre la storia del nostro territorio, con tutto rispetto al quadrato, purtroppo la gente è morta, ma dei partigiani non ne hanno visti manco uno.
Certocelle ce ne stavano tanti, ma erano tutti di famiglia Tara, e quindi in un certo senso il discorso è stato quello di riportare un pochettino la casa al centro del villaggio, e quindi lavorando, per così dire, nella ricostruzione di questo tessuto storico, abbiamo scoperto che abbiamo dei martiri morti nelle fosse ardeatine, tantissimi partigiani. Abbiamo cominciato con i primi 6 lo scorso anno, continueremo con altri 3 quest'anno, stiamo lavorando a ricostruire tutto quanto il tessuto del sesto gruppo che era stanziato fra via Galeazzi Alessi e Quarticciolo, da via Muscolano fino all'Arco Preneste. Stiamo ricostruendo tutto quanto questo tessuto di resistenza, e lo stiamo pian piano mappando, e per farlo lo facciamo con le scuole, fondamentalmente lavoriamo sempre. Abbiamo coinvolto l'associazionismo di tutti i tipi, laico e religioso, dagli scout all'insegna di scuola. Così dire, dal centro sociale agli scout, non abbiamo, per così dire, preclusioni, perché ripeto, portatori di interesse, portatori di punto di vista, tutto quanto. Ovviamente le istituzioni dal municipio fino alla regione, speriamo prima o poi di arrivare alla nazionale. La metodologia, il metodo è molto semplice, di fatto noi lavoriamo in maniera partecipativa, quando lo dice giustamente in modo reale, vuol dire in modo reale, nel senso noi facciamo sedere le persone che sono 2, che sono 40, e ci discutiamo, e non si esce da quella stanza, ricordo sempre come la frase del buon Trentin, fino a quando non usciamo con un accordo che ci sia, per così dire, l'accordo di tutti. Laddove non c'è il disaccordo, il punto di vista, ripeto, non viene espulso, ma è un punto di vista che viene portato nelle successive attività per verificare se possa essere implementato, perché nessun punto di vista deve essere escluso da un processo di questo tipo. I laboratori partecipativi praticamente li abbiamo fatti su vari punti, innanzitutto per individuare appunto il perimetro, poi per individuare i temi, poi per individuare le risorse, poi per individuare le modalità operative, su tutto ciò che praticamente noi dovevamo decidere insieme come muoverci. Abbiamo fatto laboratori di partecipazione, ed è il metodo ecomuseale standard, non si può fare a meno di utilizzare questo, perché, ripeto, l'ecomuseo non lavora per consenso, non lavora a maggioranza, lavora a condivisione dei punti di vista. Quindi lavorando in questo modo siamo riusciti però ad avere la possibilità di non solo avere tanta gente che ha partecipato con noi, ma anche a diffondere, per così dire, una percezione verso l'esterno di un progetto serio, di un progetto con cui ci si può lavorare, perché è un progetto che tende ad accogliere un certo praticamente nessuno. Tant'è vero che noi abbiamo continuato con questa attività attraverso l'attività di diffusione, noi diffondiamo, comunichiamo molto, facciamo seminari, facciamo convegni, stiamo dalla mattina alla sera, noi diciamo noi abbiamo 250 caffè al giorno, però è quello, stiamo sempre a parlare con la gente, perché dobbiamo, per così dire, far passare l'idea che questa cosa esista. E la persona che in quel momento che sta preparando il caffè, il barista Guido, deve sentirsi come persona che è una risorsa del museo, al pari di me. E farlo capire, per così dire, a chi giustamente dicevo che è difficile prendere il caffè e ci rimette. Costruzione di legami di mutuo scambio con i vari attori, in particolare quelli di carattere istituzionale e associativo, attraverso i protocolli d'intesa. Non basta una stretta di mano, ci dobbiamo impegnare, ma veramente. C'è un impegno con l'Università di Tor Vergata a sviluppare i progetti legati alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Non devo semplicemente io fare stretta di mano e cominciamo a lavorare, no, voglio che il professor Angelaccio, che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria, metta a disposizione a me un team di lavoro con cui lavorare, e io metto a disposizione del professor Angelaccio un team di lavoro con cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo, per così dire, impegnarci vicendevolmente, anche con le associazioni e con gli enti. Noi stiamo cercando disperatamente di costruire protocolli d'intesa con il Comune di Roma e con il Municipio. Non ci riusciamo perché stiamo fuori, per così dire, alle strutture normative classiche con cui normalmente adesso niente hanno lavorato. Tutto questo lavoro che abbiamo fatto ha portato a individuare questi bisogni. Come vedete, non sono tanti. Questa è la cosa importante. I bisogni non sono tanti, ma sono densi, perché sono praticamente dei grumi di problematicità che ne contengono dentro tanti altri piccoli. Il primo è la pianificazione dei servizi e degli spazi comuni in modo partecipato. La gente diceva: io qui ci abito, per quale motivo ci deve venire il tecnico del dipartimento a dirmi quello che devi fare? E noi là dovevamo mettere insieme il punto di vista, che io amo chiamare punto di vista caudo, con il punto di vista praticamente della signora Teresa. La signora Teresa diceva appunto: io qua ci abito, quindi io dico io quello che ci deve stare qua.
punto di vista cavolo, dice è giusto che la signora Teresa dica questo, ma qualche volta bisogna anche volare un pochettino più in alto rispetto a come vede le cose la signora Teresa. Riusciamo a trovare un punto di congiunzione in questo? E abbiamo quindi è un problema, come vedete, di una complessità che è infinita, ci possiamo fare praticamente anni e anni di studi a volte urbanistica. La mediazione sociale e interculturale, un altro problema importante, la gente non capisce modi d'uso, parole, tradizioni, ma i bengalesi capiscono gli italiani capiscono i bengalesi non capiscono i rumeni non capiscono i peruviani, c'è un razzismo tra le comunità, per cui per così dire il cinese non andrà mai a lavorare da un bengalese, ma sicuramente assumerà un bengalese perché lo ritiene per così dire gerarchicamente inferiore a sé. Ma il bengalese allo stesso modo ritiene il cinese gerarchicamente inferiore a sé, quindi va a lavorare lì per fotterlo, tra virgolette. Quindi c'è tutta una dinamica per così dire che ci ricorda molto, molto da vicino anche una certa acrimonia che esisteva fra le comunità del dopoguerra italiane, in cui il pugliese inseriva col calabrese, il lucano inseriva col campano, il campano inseriva col laziale e via discorrendo. L'autorappresentazione dei cittadini. I cittadini sono stancati di essere oggetto di discorso. Le comunità si sono stancate di essere oggetto di discorso di chiunque, dell'articolo di giornale, del servizio, del politico. Vogliono essere soggetto di discorso, vogliono parlare loro. Ovviamente le comunità sono composte da tante persone e parlare in tante persone vuol dire creare cacofonia. Come si riesce ad rappresentarsi in modo efficace? Questa è un'altra domanda, un altro bisogno. Un bisogno che ha sollecitato diverse domande su cui siamo interrogati. Il dialogo tra attori civici territoriali. Ogni associazione in qualsiasi posto del mondo, e guardo te Simone, coltiva di solito il proprio orticello. Difficilmente ha la capacità di fare una cessione di sovranità. Questo termine è molto brutto se portato praticamente in ottica europea, è molto bello se lo portiamo in ottica del territorio, perché cedere un pezzo praticamente della propria sovranità nel proprio piccolo orticello, un territorio, vuol dire costruire delle reti che durano nel tempo. Come si fa a fare questo? Altra domanda da un bisogno che nasce. Contrasto all'impoverimento del territorio. Quello che dicevo prima, assenza di finanziamenti pubblici, situazione per così dire dell'economico brutta, scarsità di servizi, mobilità a pezzi e via discorrendo, ha determinato un impoverimento a diversi livelli di questo territorio. La fuga anche praticamente di investitori, di conseguenza questa cosa qui viene percepita dalle persone come una sorta di abbrutimento del quartiere, un quartiere che si desertifica, un quartiere su cui è meglio andare via che rimanerci dentro a costruire qualcosa. Come si fa a contrastare questo problema? Noi abbiamo fatto delle risposte, sono quelle che sono uscite da questo lavoro di confronto continuo. Allora, la pianificazione si fa in modo partecipato, che sembra una sciocchezza, ma in realtà è una cosa importante, perché nella partecipazione non c'entrano solo le persone, ma c'entra anche il convitato di pietra che è il territorio. Cioè il territorio ha una storia, ha delle vocazioni, ha per così dire un DNA consolidato in sé, che diventa per così dire un elemento che deve entrare nella discussione. Cioè il territorio si deve rappresentare per quello che è veramente, e non è semplicemente, perché noi tendiamo per così dire a considerarlo un po' una cosa inanimata. No, il territorio ci parla, ci dice dove vuole andare, cosa vuole fare, perché lo ha fatto in passato, perché continua a farlo nonostante tu non lo stai ancora facendo, non lo fai più come lo facevi prima. E quindi il territorio ci deve parlare, ci deve dire cosa vuole fare lui. E bisogna mettere questo in collaborazione, in cortocircuito con quello che vuole la signora Teresa e con quello che vuole il signor Caudo. È un modo per così dire, dobbiamo mettere insieme questa cosa per cercare di trovare una modalità operativa che possa funzionare. Creare degli strumenti agili che possono consentire ai cittadini di essere il soggetto che progetta. Non devo sentirmi io cittadino all'interno di una realtà in cui ho l'architetto mi comincia a parlare con delle frasi che non capisco, l'urbanista che mi parla con frasi che non capisco, cambiare linguaggi, cambiare gli strumenti, in modo che quando finiamo una sessione laboratoriale, tutti hanno capito quello che stiamo andando a fare e quindi tutti si sentono parte di questa progettazione. Il linguaggio da questo punto di vista diventa un elemento fondamentale. Creare interessi condivisi fra le comunità, proprio per evitare che ognuno fa sempre un orticello, cominciare a dire guarda che quello che interessa a te interessa pure a lui, quello che interessa a lui interessa pure a lui. Visto che possiamo definire degli interessi che ci collegano, possiamo lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo, tanto vinciamo tutti. Creare interessi condivisi in modo che tutti possano trovare, per così dire, un proprio
rientro per così dire dell'attività che fa. Creare reti permanenti abilitate e abilitanti. Cosa vuol dire? Vuol dire creare cittadini capaci di fare le cose, associazioni capaci di muoversi da soli. L'attività che abbiamo svolto in questi 10 anni è stata quella, insieme al comitato di quartiere di Corpignattara, di fare gli inneschi. Abbiamo pulito il Parco San Gallo per 4 anni, adesso c'è un'associazione che se l'ha preso in cura e se lo sta portando avanti da solo. Abbiamo pulito il Parco Almaggia per 2 anni, adesso ci sono i cittadini che sono organizzati con un signore anziano che lo pagano e se lo puliscono da solo. Hanno trovato il loro modo per. Abbiamo organizzato la festa nel paese della Maranella per 2 anni, adesso c'è un'associazione che si è formata, si è creata e se lo porta avanti da solo. E via discorrendo, inneschi che creano, che diano la possibilità alle persone di poter realizzare cose in autonomia, quindi sono capaci di fare e noi dobbiamo essere, che devono soprattutto trasmetterlo questo sapere. Nel momento in cui il gruppo che attualmente fa Alice in Paese della Marranella, io spero per loro, non avrà più le energie da metterci dentro, dovrà formare altre persone a continuare l'esperienza, perché altrimenti non abbiamo risolto niente, abbiamo fatto una cosa che ci ha fatto tanto piacere a noi, abbiamo preso i like, le strette di mano, magari qualcuno ci farà uno sconto, andiamo a prendere il caffè, però abbiamo finito la storia. Creare progetti scalabili e transitabili, quello che facciamo qua lo dobbiamo fare pure da un'altra parte. Quindi quello che facciamo a Torpignattara, perché non so se può andare a guardare, così non può andare a guardare. Faustienza se lo fa praticamente per Massimino, perché no? Non è San Basilio, per Marancia, perché no? Fare delle cose che possono, per così dire, essere portate con una cassetta degli attrezzi alle altre realtà di Roma, usatele, è roba vostra, fateci quello che volete, portatela avanti. Investire sul patrimonio culturale come volano di sviluppo locale, questo ci tengo molto perché è stata la risposta del 99% delle 3.200 persone coinvolte in 48 mesi di lavoro al cosa dovevamo avere come benzina per sviluppare il territorio. Nessuno ha parlato di casa, nessuno ha parlato praticamente di altre cose possibili, di industria o di qualsiasi altra cosa, tutto era lavoro. Qui siamo ricchi di roba, siamo pieni di cose fighe, per quale motivo non dobbiamo praticamente usarle per fare in modo che siano il volano dello sviluppo di questo territorio? Lo hanno detto tutti. Questa è stata una cosa che ti colpisce perché quando te lo dice appunto l'urbanista, l'architetto, il cultural manager ci puoi stare, ma quando veramente il meccanico, la persona che praticamente si sporca le mani ogni giorno, che tu pensi con il break che non abbia, avendo la pancia vuota, non ha la possibilità di pensare alla filosofia, no, col cavolo, mentre a vita dei bulloni questi pensano alla filosofia, e molto anche. E quindi questa dinamica qua è una dinamica che ci ha colpito molto, perché ti rendi conto che c'è una consapevolezza diffusa che è molto più forte di quella che uno immagina. Ecco, una consapevolezza autocastrata, nel senso che non succederà mai, quindi è inutile che lo tiro fuori questo discorso, tanto faranno come cavolo gli pare. E questo, la narrazione è questa, non è quella che la gente vuole sa questa cosa. Non consentire la riduzione della dotazione verde come asset di benessere condiviso, cioè il verde viene visto come un benessere, come un elemento fondamentale per il welfare del mondo. Eliminarlo vuol dire attentare alla salute di quella comunità. Questo è il secondo punto, per così dire, di riferimento. I risultati di questo processo sono stati appunto 3.200 persone coinvolte in 48 mesi. La mappatura di 146 risorse culturali. Questo era un territorio che il Dipartimento delle Periferie, epoca alemana, aveva definito terra di risulta. Quando una delegazione del nostro gruppo, comitato di quartiere e altre associazioni andarono lì, questo rischiò il linciaggio. Come reazione abbiamo fatto una mappatura con 146 risorse di cultura materiale e immateriale. Elaborazione di una pianificazione territoriale, spazi verdi, urbanizzazione, mobilità pubblica e modello di sviluppo locale. Abbiamo pianificato pure le ruote. Abbiamo fatto tutto all'interno di questo processo. Sì. Beh, la Iola della Maranella, per così dire, è stata riprogettata durante praticamente la precedente consigliatura dal servizio del giardino su impulso dell'assessore all'ambiente Giulia Petroletti, alla luce praticamente di una continua richiesta di riqualificazione in base a come era stata, per così dire, condivisa dalla comunità dell'eredità che stava in piazza della Maranella. Lì volevano praticamente quella doveva essere una fontana, già erano trasformati in una Iola di cemento. Almeno mettiamoci al centro un'area verde con un ulivo che rappresenta un po' tutte le religioni praticamente che sono presenti a Torpignattara e un'area verde che possa essere, per così dire, gradevole.
esattamente quel progetto è stato preso dal servizio GEPRO che l'ha realizzato, abbiamo progettato pure una copia, pure quella lì. Allora, quindi questo qui sono le risorse. E che cosa hai elaborato concretamente proprio come documentazione per condizione casilina? Allora, la pianificazione del comprensorio casilino, l'area verde di 143 ettari, noi l'abbiamo pianificata. L'abbiamo pianificata praticamente con verde pubblica, agricoltura urbana, strutture di ricezione dell'enogastronomia con la ristrutturazione del sistema dei casali che esiste lì, cioè il sistema di oltre 20 casali, che ristrutturati possono diventare alberghi e possono diventare praticamente strutture ricettive e strutture di enogastronomia. Agricoltura urbana, abbiamo previsto praticamente di riattivare che cosa? Appunto il DNA del territorio, un DNA agricolo, si chiamava la subaugusta, forniva il foraggio a tutta Roma. Nel corso del tempo, fino al 1800, è stata praticamente una delle zone di Roma più attive dal punto di vista agricolo. La tenuta Apolloni, che è quella praticamente che si trova a Paolo di Via Labbido, nel 1898 viene definita dal governatore di Roma come l'area di Roma con l'agricoltura più avanzata, sia praticamente per la tecnologia utilizzata che per il trattamento, il modo in cui venivano trattati gli animali e i lavoratori. Cioè era, per così dire, sempre stato un posto in cui si è fatta agricoltura. Quindi questo DNA implicito nel territorio lo abbiamo risollevato e ci siamo resi conto di che cosa? Che tutti quelli che abitano a ridosso di quella zona hanno l'orto, hanno il campo, c'è la fattoria Mengoni che è ancora attiva, che la fattoria essa stessa affitta gli orti, ci abbiamo 25 ortisti che nessuno sa che a Torpignano c'è un sistema di orti urbani gestito, per così dire, alla buona, degli amicizia in un certo senso. Il casale di Villa dei Santi c'è un orto grandissimo, il casale Ambrogetti c'è un altro orto, tutti continuano a fare agricoltura, cioè è, come dire, è una realtà. Di conseguenza mi ha detto, perché questo non lo mettiamo a sistema con il sistema di aziende agricole? Alla fine di questa strada c'è praticamente l'ex, un ex, come si chiama, un ex benzinaio che è molto grande, lì si può creare una struttura per un mercato a chilometro zero, quindi la vendita diretta, e che ha lo spazio anche per mettere i camion da cui possono partire i prodotti che vengono fatti lì e possono andare su tutta Roma creando di fatto un'economia che attualmente non esiste. Ma non solo, economia congressuale di formazione, tutte le strutture praticamente che ci sono, Villa Sutria può diventare praticamente uno spazio culturale, abbiamo immaginato per la cosa che era uscita fuori come che era suggestiva, è di farla diventare l'Accademia del Fumetto di Roma, è una vecchia villa dell'Ottocento con il fumetto, con un grande parco verde. Noi siamo pieni di fumettisti, siamo gonfi di fumettisti a Torpignattara, era bello poter andare lì praticamente a fare una cosa di questo tipo, ma non solo, poteva diventare di fatto una piccola Accademia delle Belle Arti. Abbiamo l'area praticamente del deposito giudiziario su via Artena con due o tre casali che sono collegati e tutta quanta l'area verde davanti, che può diventare uno spazio per attività congressuali, che erano un grosso polo di ricerca, in cui si facesse ricerca attiva, in cui si facessero seminari, congressi, facesse polo insieme alla Casa della Cultura e creare quindi anche turismo congressuale ulteriore, quindi creare anche un valore aggiunto da questo punto di vista. Riconfigurazione degli edifici dismessi. Noi abbiamo realizzato, se ne è accorto nessuno, perché l'unico cinema che a Roma ha riaperto da quelli chiusi è il Cinema Impero, che è riaperto come praticamente uno spazio culturale polifunzionale. Il privato è un cinema privato, noi ci siamo messi in testa come museo di promuovere una progettazione partecipativa di un cinema privato. Abbiamo fatto un laboratorio lungo un anno che ha coinvolto 1000 cittadini, abbiamo tirato fuori le linee guida, le abbiamo consegnate al proprietario Alessandro Longobardi, abbiamo fatto i primi tavoli con Masini, Nicolo Bianco, Marinelli, dopodiché abbiamo cominciato a partire con i tavoli finali che erano quelli che definivano quali erano gli spazi pubblici che sarebbero stati a disposizione della cittadinanza e è caduto Marino e di conseguenza si è fermato tutto. Fortunatamente il proprietario ha continuato, per così dire, a portare avanti il progetto, che rimane una struttura privata, nel senso che c'è l'Accademia di Belle Arti Staff, ci sono praticamente, c'è un laboratorio di sartoria, c'è scenografia, c'è praticamente una delle sale prove che vengono gestite dal Centro Servizi Teatrali, che è praticamente una struttura privata. Noi speriamo sempre che cambi. Il fatto sta che questo qui ha creato lavoro sul territorio, ha riaperto uno spazio che era chiuso e ha rinvigorito praticamente il tessuto economico della città. Ma come questo noi abbiamo previsto tante altre realtà che sono chiuse che possono essere rigenerate in questo senso qua. Scusa, ma dove sta precisamente? Via Pabulimento 121. Praticamente venendo a Largo Prenesta, andando verso l'Appia, si trova a 500 metri, no, 700 metri da Largo Prenesta e 200 metri dalla metro Maldestra. Ma invece tutta quell'area verde che si vedeva nella precedente diapositiva è il parco di Centocelle? No, no.
Parco di 104. No, perché no, non so dove è il Parco di 104, però trovo un altro indietro e farvi capire dove sta, perché è importante. Ecco, il Parco di 105 sta qua. Ok, quell'area. Comprensorio Casilino sta qua. Qui dentro c'è un'area verde di 143 ettari che va di qua. Togliatti, la Togliatti a che altezza più o meno? La Togliatti sta qua. Questa è Via Casilina. Ok. Questa è praticamente Villa De Santis. No. Questa è Villa De Santis. Ok. Qui c'è un'altra area verde. La Gomenessa sta lì. La Gomenessa sta lì. Villa Borghiana. E la Borghiana sta lì. Cioè, l'area verde praticamente. I normali vie non riesce a finirla, no? Devi entrare praticamente da qui per la veste dei carbonari che vi era lì, e improvvisamente ti trovi nella campagna romana. Cioè, quando facciamo la passeggiata nell'agro romano di Pignattara, la gente diceva che è davvero. Via della Borghiana. Via Teano, via Lampino. Sì, via Teano. Spaccata venivano da quella zona. Esattamente. Allora, ecco. Altra attività che abbiamo fatto, abbiamo incrementato il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale. Materiale, siamo intervenuti con un progetto che si chiama L'Autor Pignard, che ha portato 46 nuove opere di street art che prima non esistevano, dal 2013, dal 2012 fino al 2017 sono state create 46 opere di street art più o meno piccole, più o meno belle, che sono praticamente, che costituiscono il museo a cielo aperto di Pignattara, con l'unica differenza, la grande differenza che mi piace sempre sottolineare, che su tutti i murales che sono sotto Pignattara la comunità una parola l'ha detta: o ha autorizzato il muro, o ha scelto, o ha autorizzato il muro, o ha scelto il soggetto, o addirittura lo ha pagato, proprio pagato coi soldi, ha fatto proprio la colletta. Quindi qualcosa ha sempre detto, non c'è mai, anche quando viene promosso da una galleria, con la galleria Wunderkammer, in cui che normalmente fa il meccanismo che fanno su Roma tutti quanti, faccio la mostra dentro e faccio l'intervento esterno, così facendo l'intervento esterno quello che vendo dentro mi aumenta del 20-25% di valore, ed è un meccanismo che ci sta. La galleria Wunderkammer, il primo murale che ha fatto un orecchio, che ha detto: ragazzi, io sto in ascolto, voglio fare questa cosa perché io devo, per così dire, fare reddito, perché questo è il mio lavoro, però qui lo faccio ascoltando. E noi abbiamo, da questo punto di vista, abbiamo un rapporto eccezionale con loro. Un'altra galleria, che è un'altra Pignattara, Galleria Varzi, ha fatto un po' come cavolo gli pareva, 4-5 cose, e non a caso sono murales più vandalizzati di Pignattara. C'è qualche motivo? Io ce lo vedo in qualche motivo per cui quelli sono più vandalizzati di Pignattara. Ci sarà qualche relazione. Altri sono trattati praticamente come delle madonnine, e altri praticamente vengono vandalizzati, se non, la gente non ha di lì dentro. Ma oltre a questo abbiamo appunto, con il meccanismo dell'innesco in un certo senso, abbiamo messo in moto praticamente tanta cultura immateriale, che è la cultura, per così dire, dell'associazionismo, della cultura della creazione degli eventi, della cultura diffusa, delle attività praticamente a cielo aperto, del modo con cui si vive il quartiere, innovando tradizioni che esistevano, creando nuove tradizioni. Alice del Paese della Marana, ad esempio, è una tradizione nuova. La festa della liberazione al Parco San Galli è una tradizione nuova. Quindi abbiamo creato di fatto dei montanti culturali con cui abbiamo incrementato ulteriormente il patrimonio di questo quartiere. Tant'è vero che uno può, tanta gente viene a vedere la festa della Maranella, tanta gente viene alla festa della liberazione al Parco San Galli, tanta gente viene alla festa della lettura che viene organizzata altramente alla scuola Parelli, che si chiama Pezzettini, tanta gente viene. Abbiamo fatto le feste per i 90 anni di Tor Pignattara, l'abbiamo fatto lungo un anno, abbiamo coinvolto tutti quanti a mettere il timbro. Abbiamo contato gli eventi che vengono fatti a Tor Pignattara dal 1 gennaio al 31 dicembre, sono, guarda caso, 90, qualcuno lo volesse dire, per così dire. Ci sono 90 eventi fissi che vengono sempre fatti a Tor Pignattara ogni anno, perché vuol dire che ogni santo mese ci sono 7 eventi che vengono messi in piedi. C'è una vivacità culturale enorme. Progetti sulla mobilità e servizio alla persona. Abbiamo fatto il progetto per ripristinare la linea praticamente Roma 100 c'è, Roma Giardinetti, migliorandola, eccetera. Beh, ragazzi, questo progetto è stato approvato dalla Commissione Mobilità del Comune di Roma
io dico grazie, non lo dovrei dire, ma Andrea Spinosa, che era così dire l'uomo a Cuba in un certo senso, perché noi ci eravamo ispirati a lui, lui si era ispirato a noi, ci eravamo per così dire sovradunione, lui ha forzato parecchio la mano su questa cosa qua, ci sarà è stato approvato un nuovo progetto che prevede che la Roma Giardinetti torni alle vecchie ferrovie vicinali, quindi di fronte al mercato centrale di Roma abbia per così dire la sua fermata in testa verso il centro, ritorni a Giardinetti, rimanga a scartamento ridotto e venga implementata dal punto di vista dei treni. Step 2 verrà prolungata fino a Tor Vergata attraverso praticamente il passaggio che era già previsto nel vecchio progetto di Vergata. Ma abbiamo anche fatto un nuovo progetto del mercato Laparelli che dovrebbe vedere la luce nel 2018. Il mercato Laparelli è un mercato rionale particolarmente depresso. Abbiamo cercato di riconfigurarlo creando una piazza, creando dei servizi di gastronomia, uno spazio di co-working, uno spazio baby, uno spazio per un info point turistico, creando praticamente un sistema virtuoso per cui tutti quanti gli attori che stanno lì dentro devono stabilire un protocollo d'intesa con gli operatori del mercato per rifornirsi da loro a dei prezzi più bassi, in modo da garantire che in realtà non abbiamo inventato niente, il protocollo con cui funziona il mercato dell'erba a Bologna, per cui tutti quanti i ristoratori si approvvigionano dai mercatari a dei prezzi molto più bassi, 10% in più rispetto al prezzo per così dire di mercato generale. In questo modo i mercatari hanno comunque il loro introito giornaliero, stanno aperti e anche se hanno una bassa domanda, che pure a Bologna perché non è che sono pieni di gente che va a comprare praticamente la cicoria, però comunque loro riescono a sopravvivere. Tu mantieni vivo il polo che ha una funzione anche di presidio sociale e altre di impatto di altro tipo. Abbiamo sviluppato una nuova narrativa locale attraverso una serie di campagne di marketing, la campagna di marketing su 90 anni del Pignattara, la campagna di marketing del Dottor Pigna, le passeggiate con le domeniche dell'Ecomuseo. Abbiamo realizzato tutta una serie di sistemi, per così dire, di storytelling che hanno invertito la narrazione sul quartiere. Lo stiamo andando a raccontare in giro. Il 13 andremo praticamente a Casetta Rossa per presentare insieme ai amici di Ape il fumetto che abbiamo realizzato su Giordano Sangalli, che è un altro modo per raccontare ai ragazzi un pezzo di storia del territorio sfruttando uno strumento nuovo, giovane, che è quello del fumetto. È stato realizzato da un russo, bellissima sta cosa. Io trovo una poesia incredibile. Nicolai, perché per caso aveva visto non so per quale motivo ha partecipato praticamente a questa cosa, Alessio Spadaro, che era il curatore, evidentemente era il più bravo, ma il motivo per cui lui si era avvicinato a questo laboratorio era perché un parente conosceva Sangalli, quindi c'è cose assurde, strani giri praticamente di storie che si incrociano tra di loro. Beh, comunque, una narrativa diversa, perché ancora purtroppo anche i giornalisti di un certo livello, come Federica Angeli, quando praticamente si imbatte contro il Pignattara, con San Basilio o col Corviale, dicono delle cazzate, con termini che la metà bastano. E quindi purtroppo dobbiamo alzare i muri, noi che viviamo nel territorio, raccontandole in modo diverso, ovviamente andando a lavorare persona per persona, perché non possiamo lavorare praticamente in questo modo. C'era un bel articolo da Angeli, su Repubblica. Siamo stati unici che abbiamo fatto proprio l'articolo di Paratorio. L'articolo. Ha dovuto fare l'articolo. Il comitato certo, quello lo devi citare sempre perché l'esame mai sta. In ultimo, l'inclusione delle comunità di origine straniera che sono diventati anche loro produttori di cultura. Quello che vedete lì è un murales realizzato da Yahoo, frutto di una residenza artistica in cui lui ha raccolto la storia che vi raccontavo prima, di questa famiglia cinese che è venuta a Tor Pignattara 36 anni fa. Lì rappresentato il papà e la figlia. E questa è praticamente la loro storia impressa sui muri. È la prima volta che noi abbiamo a Tor Pignattara una storia cinese raccontata su un muro che è diventato patrimonio condiviso della comunità. Ci avevamo prima le targhe sui partigiani morti, avevamo le madonnine sul miracolo avvenuto, famosa Madonnina via Pavoni, che è dedicata per così dire ai banditi della banda della Madonella, con tutti quanti gli ex voto, grazie che mi è salvato dal coltello di Franco, grazie che mi è salvato. C'eravamo tutte produzioni culturali italiane, per così dire, queste abbiamo produzioni culturali praticamente italo-cinese. I risultati, perché ci sono i risultati. La cosa importante che noi cerchiamo sempre di dire è che sta roba produce impatto, e produce degli impatti che vanno al di là della monetizzazione nuda e cruda.
l'aumento di senso di appartenenza al territorio, lo notate se andate su Instagram e fate una ricerca su Torpignattara con uno scope 2010-2017. Avete tante pagine da scrollare, ma vedete questo. Vedete Sod del Pigneto, gente che non si definiva di Torpignattara, hai l'Ortorpigno ovunque, cuoricini, baci, abbracci, cavallini rampanti e cose. Cioè, è cambiato nei ragazzi, essere di Torpignattara è diventato culto. E questa cosa qua sta scalando praticamente anche nelle generazioni un pochettino più anziane. Quindi, ma è migliorato il sentiment esterno. Se Torpignattara era, per così dire, il burrone della Marana, adesso la gente si attarda a definire che il burrone della Marana si trova nel suo figlio. Cioè, come dire, non confondiamo, per così dire. Nascita di un'economia locale dedicata al turismo sostenibile, è nata un'economia locale destinata a questo. Ci sono tour, ci sono gente che guide che praticamente si formano sotto il Pignattara sui vari aspetti, non solo praticamente la street art, ma anche la geografia, la storia, l'archeologia. Comincia a nascere, per così dire, un turismo, tra l'altro interessante anche un turismo letto, perché il Pignattara non è come il centro storico, per cui vai ai Musei Vaticani, mezz'ora e hai girato tutto. In realtà per vedere cose di cammina due ore, quindi è turismo lento. Vuol dire vedere i posti, vuol dire conoscere le persone, vuol dire fermarsi al bar, vuol dire comunque un indotto diverso. Nuovi investimenti privati, apertura di locali nuovi. Sembra una cosa brutta, ma l'apertura di McDonald's all'angolo per via Casino di Torpignattara non è una cosa stupida. Vuol dire che praticamente c'è stato un investimento. Il problema lì va capito bene questa cosa, perché un player così importante viene a investire in quel territorio? Perché evidentemente quel territorio comincia ad avere dei razionali di crescita interessanti da tanti punti di vista. Ma se McDonald's investe, a me me ne frega poco, a me interessa di più che Federico in onore della Rosa ne investito un milione di euro per creare fatti di farina, lo spin-off del loro forno, per creare un locale sul quartiere di un certo livello, di una certa qualità, e potevano andare a investire in centro perché i soldi li hanno fatti, sono rimasti sul quartiere perché hanno capito che è il momento in cui sul quartiere puoi dire qualcosa. Mi interessa il Crunch, un gruppo per due residenti che hanno investito per creare un locale in cui si fa non solamente musica ma si fa anche workshop e cultura, l'hanno fatto a Torpignattara invece di andarlo a fare a Certocelle. Mi interessa, questi investimenti sono importanti, con gli investimenti della Rocca, che hanno aperto la libreria a Torpignattara e sono diventati un vero e proprio risorsa, un punto di riferimento. Il Teatro Studio 1, che ha deciso di investire a Torpignattara per fare un teatro. E ce ne sono tantissimi di gente che ha deciso di investire di nuovo, cosa che non succedeva 10 anni a questa parte, non sapevo una cosa. Chiudevano a Torpignattara e chiudevano anche i bengalesi, chiudevano anche le frutterie. Non crediamo che... chiudevano anche le chincaglierie cinesi, chiudevano tutti. Quindi reinvestire vuol dire, per così dire, reimmettere un nuovo tessuto, Bob Corp, per esempio. Sono incrementati i servizi di accoglienza. Nel 2010 non avevamo la pensione acqua bollicante, specificatamente dedicata ad accogliere i parenti che andavano a trovare i nonni al Vannini, ospedale di Zola. Adesso abbiamo 6 bed and breakfast ufficialmente registrati e abbiamo qualche Airbnb. Però comunque sì, abbiamo, per così dire, un sistema di accoglienza molto particolare, perché è un sistema di accoglienza solidale, nel senso che se rimpallano fra di loro, se sono pieno io te lo mando a te, se sei pieno lui lo mandi a te. Non si fanno concorrenza, ma cercano, per così dire, di portare avanti insieme la partita. Vi dicevo, risultati, il nuovo progetto Roma Giardinetti è un risultato. Noi ci abbiamo di fatto, noi non ci abbiamo un trasporto pubblico a Torpignattara, cioè Roma Giardinetti è la nostra banca di servizio, quando chiude, se blocca tutto e non vede nessuna parte. Ora abbiamo un nuovo progetto serio che ci conduce direttamente in centro, ci conduce all'università e ci conduce praticamente un po' meno. Abbiamo un nuovo progetto della ristrutturazione del mercato Raparelli e abbiamo il progetto di configurazione artistica di Piazza Prestello che sta eseguendo in queste ore il team di Alice nel Paese della Maranella con uno splendido mural pavimentale, ma che è stato preceduto da un'installazione artistica fatta da un collettivo. In generale Piazza Prestello è rientrata all'interno di una progettazione dal basso di configurazione artistica attraverso una serie di interventi che si susseguiranno. Questo è il 2017. Dal 18% di disoccupazione sono passati al 2011. I dati sono di Mappa Roma.
il terziario, c'è anche il terziario avanzato, abbiamo dei piccoli, cominciano a nascere i primi co-working, abbiamo cominciamo ad avere i primi studi di grafica, cominciamo ad avere delle realtà che cominciano a gemmare prima non c'erano. Ci sono programmati stanziamenti pubblici sul prodotto pubblico, dove vent'anni non erano programmati. Abbiamo il turismo, prima non c'era. Abbiamo la ricezione, prima non c'era. Abbiamo gli spazi culturali, il Cinema Impero, la Rocca, il Terra Sud 1, prima non c'era. Abbiamo l'artigianato che sta ricominciando, abbiamo due liutai, abbiamo piccolo artigianato che sta cominciando a riprendere, per così dire, piede, in particolare specializzandosi su delle cose abbastanza particolari. Intrattenimento, ce l'abbiamo, prima non c'era, abbiamo due teatri, abbiamo diverse praticamente sale, sale in cui si fa praticamente disco, così fa, adesso contemporaneo. La manutenzione rimane scarsa e la mantengo scarsa nonostante ci siano tanti cittadini che puliscono i parchi, perché purtroppo quello è un dato che è in carico all'amministrazione che non riesce a risolvere. E rimane quella, rimane un grosso problema, perché se quella manutenzione lì fosse sufficiente, noi a Torpignattara non avremmo problemi con gli immigrati, non avremmo problemi con l'intenzione sociale, avremmo un abbassamento drastico praticamente della criminalità, perché probabilmente, anzi sicuramente dal mio punto di vista, quello è il vero problema, e mi permetto di dire che probabilmente ha anche un'origine che non è pienamente autoctona, ma è molto controllata. Io penso che Torpignattara ci sia un sistema mafioso che gestisce il riciclo dei rifiuti, perché siamo stati più volte al centro di indagini che parlavano appunto della famosa mafia degli svuotacantine, che sembra una cosa stupida, ma non è una cosa stupida, e che comunque ha praticamente delle declinazioni anche nei quartieri limitrofi. E poi abbiamo i trasporti che sono scarsi, ma appunto con questo progetto speriamo che siano miglioramenti. Questi sono i risultati, non abbiamo fatto noi, ma il progetto ha generato degli echi, degli impatti, delle sollecitazioni, come dicevo prima, abilitare, rendere abilitati e abilitare, quindi rendere capaci anche gli altri di muoversi. Per cui adesso Torpignattara è diventato uno spazio in cui è interessante fare le cose, è interessante investire, è interessante venire, è interessante mangiare, è interessante dormire, è interessante passeggiare. Questo interesse si è costruito nel corso del tempo con un'attività di storytelling, di studio, di progettazione, di discorrendo. Quindi è una curva adesso che, anche se leggermente, è una curva ascendente. Ed è una curva, ripeto, in cui noi abbiamo un ruolo, per così dire, di, in un certo senso, come si chiamavano quelli che dovevano attizzare il camino? I soffioni, come? Noi abbiamo questo ruolo qua, però a Brace non siamo solo noi. Torpignattara contiamo almeno 23 associazioni che ogni anno, che ogni mese lavorano di buona lena per realizzare le cose. Ancora in modo monadico, ancora in modo non organizzato, stiamo lavorando pure su quello, insomma, per cercare di migliorarlo. E da qui stiamo cominciando a partire per lavorare con gli altri quartieri. Abbiamo cominciato a creare i primi gruppi di lavoro sulle comunità di eredità del Quadrato Vecchio, del Pigneto e dei 500 Celle. Abbiamo cominciato a prendere all'interno del gruppo esperti di antropologia, di storia, di architettura, di urbanistica, che sono di questi altri quartieri, per creare un nuovo nucleo che sarà completamente autonomo e che svolgerà il suo lavoro in autonomia, per creare praticamente un altro pezzo di ecomuseo al Centocelle, un altro pezzo di ecomuseo al Quadrano, un altro pezzo di ecomuseo al Pigneto. Questa è la modalità con cui stiamo lavorando, e crediamo che gli impatti di questo lavoro dal basso siano abbastanza importanti. Grazie. Mi chiedevo come avete fatto a neutralizzare quello che sicuramente avete portato sulla vostra strada, che è il controllo totale sia della piccola e grande criminalità e anche della politica, perché sicuramente non avete avuto questo impatto. Come avete potuto superarli Allora, sulla criminalità, ad esempio, la luce, sì, la luce.
sulla criminalità non glielo posso dire, perché andiamo a toccare, per così dire, degli aspetti che probabilmente non toccano degli interessi criminali. Nel momento in cui non ci occupiamo di monnezza, nel momento in cui non ci occupiamo praticamente di affitti a materasso, quindi anche di riciclo, per così dire, di ricettazione di posti letto migranti, sicuramente non andiamo a toccare questi problemi qua, e quindi non andiamo a toccare degli asset economici della criminalità. Noi abbiamo avuto a che fare con una batteria che è praticamente il punto di riferimento di un'Andrina calabrese. Ci abbiamo fatto un murales insieme, e loro adesso sono i custodi di quel murales. Hanno quasi smesso di spacciare in zona, si sono spostati. Si sono spostati, non hanno smesso di fare il lavoro, si sono spostati, perché loro stessi si sono sentiti custodi praticamente di un patrimonio, e continuare a fare quel lavoro lì mi sembrava praticamente come mancare, per così dire, rispetto a quello che anche loro avevano contribuito a costruire. Non è quella che io volevo chiamare una buona pratica. Sicuramente, politicamente e molto cinicamente parlando, è un modo per cui il vicinato ti si avvicina e ti dice: beh, comunque quello che stai facendo funziona. Poi glielo devi spiegare che non ha funzionato per un altro vicinato, però. Quello politico, io penso sempre che i buoni progetti, se sono veramente forti e sono buoni, possono tranquillamente dialogare con tutti. Noi non abbiamo nessun problema a parlare, noi abbiamo anche parlato a suo tempo con esponenti della destra romana sulla questione della Comune di Basilino, ottenendo consensi a fare all'interno praticamente del Consiglio Comunale opposizione a Ghera e al progetto praticamente del primo partito maneggiato. I progetti importanti, i progetti che hanno una certa forza, secondo me si impongono in automatico. Quindi adesso abbiamo un buon rapporto con la nuova amministrazione, quindi abbiamo un buon rapporto con l'amministrazione regionale, abbiamo con la presidente dell'amministrazione municipale. Ripeto, il progetto lo portiamo, anche perché noi abbiamo lo strano vizio di portarli in dote i progetti non li consideriamo nostri. Noi il primo atto che facciamo ogni volta che si insiede una nuova giunta municipale è quella di regalare il progetto del Museo Casino e chiedere che venga inserito come punto del programma del municipio. Cioè, te lo diamo in testa, però non ce ne frega niente. Tanto non potrai mai avere la forza territoriale per potertelo intestare veramente. Quindi ti anticipiamo, te lo regaliamo noi. È il primo gesto che facciamo sempre, abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto quando c'era il presidente Palmieri, abbiamo fatto quando in qualsiasi contesto lo facciamo, ci muoviamo sempre in questo modo qui. E in questo modo qui alla fine succede che la politica rincorre noi, non siamo noi a rincorrere la politica, di solito, almeno fino adesso, speriamo che continui. Dice, perché può succedere una cosa come degli angeli, cioè, perché la comunicazione si può vedere. La comunicazione si può vedere nel modo in cui il territorio non si legge più. Perché noi parliamo al territorio che praticamente non è più l'oggetto del nostro discorso, ma è il soggetto che dialoga con noi. Chi lo considera ancora oggetto di discorso, e quindi lo guarda dall'esterno, necessariamente lo prende, per così dire, in modo, in un certo senso, banale. Lo tratta in modo banale. Non ne capisce la complessità, non ne capisce la complessità e la complicatezza. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo per spingere verso una narrativa diversa, ma noi partiamo da un bottom e andiamo verso l'up. La comunicazione mainstream parte dall'up e va verso il bottom, spesso con l'ausilio e l'aiuto di tanti che nel bottom pascolano ampiamente nella melma, e quindi mantenere la melma gli serve. Tornando alla sua domanda, quando c'hai un gruppo di persone che nei 5 anni è passata da, come diciamo, Fratelli d'Italia a noi con Salvini, si è candidata 7 volte perdendo sempre a tutte quante le gare municipali per essere eletto consigliere della sfera della destra, se tu gli togli, per così dire, l'arma del degradismo, del decorismo, del legalismo, e glielo sposti sul piano, per così dire, della partecipazione, cultura, sviluppo locale, e loro queste cose ci capiscono niente, la gente non riescono, per così dire, a usare gli slogan, come fanno? Paradosso è che questi gruppi scimmiottano però
la narrazione famosa, la battuta che c'è stata da di noi, abbiamo coniato il logo e l'ortolpigna, che è fatto come quello di New York, più o meno, stesso font, eccetera, eccetera. Ci sono tanti gruppi che sai hanno fatto, I Love, Via Duscelli, sono fascistelli, però comunque ti copiano la comunicazione locale. Poi, quando si devono relazionare, per così dire, con i superiori, come si, col piano superiore della comunicazione, quello mainstream, quello per così dire televisivo, Quinta Colonna, Repubblica, Messaggero, Tempo, diventano immediatamente noi con Salvini e si presentano con la fattispecie politica. Quindi l'Angeli, quando cammina per strada e chiede a chi si può riferire, se cammina per via della Marranella, si incontra sicuramente delle persone che magari sono le stesse che chiudevano la porta, che chiudevano le finestre quando noi facevamo il 200, camminavamo per via Ludovico Pavoni per portare i fiori sul posto in cui era stato ucciso Scienzabbia, il ragazzo pakistano ammazzato da un ragazzino italiano. Allora magari gli stessi che chiudono le finestre, perché comunque loro stanno chiudendo le finestre, arriveranno dietro le finestre, e con loro ci stanno questi soggetti che vogliono chiudere quelle finestre, per cui vogliono chiudere il quartiere, vogliono chiudere quartiere alle novità, vivono in un passato, una nostalgia strutturale, in un eterno bianco e nero, in cui quando comunque c'è stata la banda della Marranella non c'è più rispetto, che ci fanno ogni tanto trasparare. Questo è, quindi è questo quello che poi sono i portatori di questa tradizione locale, che per noi è un patrimonio, attenzione, quello è un patrimonio per noi, non è una cosa da censurare. Però nel momento in cui, e lo mettiamo nei nostri tour, perché passiamo alla Madonnina di Via Pavoni a far vedere che c'era la criminalità qui e che ha prodotto dei manufatti culturali anche quella roba lì. Il problema è che quando ancora queste sopravvivenze, come tutte le sopravvivenze, hanno per così dire la pellacciatura di presentarsi come per così dire la voce unica del popolo, quando in realtà è lì, ad esempio, alcuni di noi sbagliano quando si autodefiniscono la minoranza rumorosa di Corpignattara, no, sono quelli la minoranza rumorosa, che fa un sacco di casino. E sono, per così dire, prede facili di chi caccia le informazioni un po' per chilo. Quindi è una situazione molto complicata, a cui noi ci opponiamo, però il fatto che Federico Angeli ha dovuto fare un articolo ti fa anche rendere conto della potenza che adesso c'è sull'altro bilancino. Se ti piombano 20 persone di 15 associazioni che ti vengono a mandare a quel paese perché hai fatto un pezzo di mercato e hai praticamente intercettato il punto di vista di una manica di fascisti e l'hai portato solo praticamente di potere pubblico, tu che lotti contro la mafia ti relazioni ad una persona che era per così dire nel team di Buzzi, allora di che stiamo a parlare? Quando c'è questa possibilità, quando vedi questa evidenza del grande che comunque capitola di fronte al piccolo, di Davide, che comunque si piega di fronte a Golia, ti rendi conto che forse non siamo tanto Golia. Quindi lavorando, continuando a lavorare in questo modo, la possibilità di poterla cambiare veramente alla radice questa narrazione ce l'abbiamo. Certo, c'è ancora un sacco di lavoro da fare, e 45.000 capocce da convincere, mica uno, e poi diventeranno 80.000, 90.000. Cioè, sempre su 100 celle, ad esempio, il paradosso è questo: 100 celle lo sanno tutti quanti che ha il tutto quanto la parte commerciale controllata da Andrangheta, lo sanno tutti, l'Andrangheta, completamente controllata da Andrangheta. Però, appunto perché c'è l'Andrangheta, la narrazione di superficie di 100 celle è di un posto della Madonna, dove però, quando poi parli con il commerciante che ha chiuso improvvisamente da un giorno all'altro, vedi degli spaccati che non ti aspetti. Quando parli con su determinate strade c'è gente che a quanto pare paga anche il pizzo per stare tranquilla, ti aprono gli spaccati in questa roba, sempre in realtà ci sta, però non passa, cioè, perché lì appunto c'è un potere forte, che è il potere praticamente dell'economia parallela, che ha gioco forza a fare quello. Ma io non mi metterei mai a fare un discorso, nessuno di noi si metterebbe mai a fare un discorso di smontare quella narrazione. Semmai devi mantenere quella narrazione e cercare di smontare quello che ci sta sotto, il potere forte, ormai devi provare a fare l'attività inversa, perché ormai fortunatamente ci sono persone che su quella
su quella realtà stanno costruendo delle esperienze importanti e vanno supportate, insomma, da questo punto di vista. Però i poteri forti a Pietara non ci stanno, e quindi si può praticamente parlare tranquillamente di un quartiere allo sbando. A Centocelle i poteri forti ci sono e si parla di un quartiere praticamente che rinasce. C'è sempre, per così dire, è un esempio abbastanza interessante. Tipo, ad esempio, è caduto completamente nell'oblio Quadrato, no? Il Quadrato prima non c'era altro quartiere a Roma che non fosse il Quadrato, adesso è caduto completamente nell'oblio Quadrato. Si è spostato, si sono spostati dei personaggi che prima stavano al Quadrato. Alcuni personaggi che prima stavano al Quadrato non ci stanno più, sono spostati a Centocelle perché è più grande, più ricca, sono più persone. Mi sono rimasti solamente in Casa Monica a Vicolo da Porta Furba, e quindi a quel punto si parla di Casa Monica che sta a Vicolo da Porta Furba. Si parla di quello. Prego. Noi chiederemo un approfondimento rispetto alla partecipazione, come voi organizzate la partecipazione con quegli studenti. Allora, sì, proprio... noi abbiamo la fortuna di avere nel team Romina Peritore, un architetto che è un'esperta di strumenti di partecipazione. Ha lavorato ad esempio al progetto, uno dei progetti più riusciti sul punto di vista, che è il progetto di configurazione dell'ex deposito di Prati, come si chiama? Letta, che sia. L'ex deposito ATAC che sta a Prati. Lanzini, Barletta, quella zona. Un progetto che è durato di molto, molto lungo, è durato un annetto, ed è uno dei più riusciti. Lei si è proprio laureata, ha proprio studiato queste cose qua, quando ancora di partecipazione se ne parlava proprio niente. Quindi noi usiamo dei veri e propri strumenti, cioè usiamo degli strumenti previsti secondo, per così dire, una serie di attività, una serie di protocolli. Abbiamo sempre la figura del facilitatore, ovvero all'interno del gruppo facciamo un esempio, noi lavoriamo, che ne so, ti faccio un esempio, lavoriamo sul tema storico, no? Creiamo, quindi, dobbiamo mappare le risorse storiche, siamo X persone. Prima di tutto, sempre con un approccio molecolare, dividiamo le persone in piccoli gruppi e dividiamo il territorio in luoghi ancora più piccoli, in modo che la gente possa concentrarsi su piccole unità di territorio e andare a lavorare su piccole unità. All'interno di questi gruppi eleggiamo un facilitatore, ovvero una persona che deve fare, per così dire, le veci del coordinatore dell'intero laboratorio, no? E il facilitatore ha l'obbligo, per così dire, di portare avanti la discussione tenendo conto del punto di vista di tutti quanti. Dopodiché, su questa cosa qua, usiamo o lo strumento praticamente del direct mapping, cioè c'è chi racconta, che abbiamo magari un testimone, una persona che vive, oppure un esperto della materia che racconta la memoria storica del territorio, e le persone che partecipano cercano di individuare i luoghi in cui andare, per così dire, a localizzare questa risorsa, ad esempio. Oppure utilizziamo, praticamente nel caso delle progettazioni più complesse, come possono essere quelle di una pianificazione urbanistica, utilizziamo dal classico SWOT per fare praticamente la primissima sgrossatura delle varie proposte, quali sono praticamente più funzionali e meno funzionali, poi procediamo praticamente per attraverso diversi strumenti, quello che è l'Art Café, tutta una serie di canvas predefiniti, con cui sono degli schemi predefiniti con una serie di combinazioni possibili di soluzioni, no? Se tu ne scegli una, puoi scegliere uno, queste altre due, se scegli questa ne puoi scegliere altre tre, sono tutta una serie di strumenti ad incastro, con cui le persone proprio si alzano, scrivono, disegnano, fanno, eccetera, quindi proprio lavorano veramente. Normalmente finita la fase che sta qui, è una fase, per così dire, proprio di attivazione di lavoro, normalmente vengono fatte le cosiddette linee guida, viene fatta così la sintesi di tutto il lavoro fatto. La sintesi viene passata in plenaria, ovvero tutte le persone che hanno partecipato ai laboratori vengono o direttamente, perché sono presenti alla plenaria, o indirettamente attraverso mail o social, investiti praticamente del documento finale, che viene rilasciato di solito con una modalità che può essere editata, in modo che si possono lavorare sulle versioning del documento, quindi possono inserire commenti, variazioni, correzioni. Il documento viene solidificato alla fine e diventa la linea guida di quella specifica attività di lavoro. Sono dei processi abbastanza lunghi, per questo noi in 6 anni ci abbiamo messo per fare solo per pignattare. Questo speriamo che adesso, avendo il meccanismo un pochettino più orientato, riusciamo a fare 100 gel e quadrato un po' più velocemente, se non quando siamo vecchi. Però più o meno bisogna avere degli esperti dentro, veramente,
c'è proprio una bravissima, veramente eccezionale a Roma attualmente, Paola Santoro. Cioè Paola Santoro, una facilitatrice di livello secondo me europeo. Se dovete fare dei laboratori di partecipazione come professionista che ve lo imposta, ve lo porta avanti, Paola, per così dire, ormai è il top, nel senso sia come capacità di raccolta delle informazioni, di organizzazione del lavoro, di disegno dei flussi con cui concatenare tutti i passaggi della partecipazione. Però è l'unico modo in cui in realtà le persone partecipano veramente, nel senso che quando le fai giocare, quando le fai lavorare concretamente, ti tornano, si portano anche l'amico. Quando fai l'assemblea in cui alzata le mano, tu che vuoi, tu che dici, e poi c'è il segretario che fa la cosa, normalmente lo sappiamo tutti, il 50% è d'accordo, il 50% non è d'accordo, e si va al consenso di maggioranza 50 più. Ecco, questa modalità non è una modalità che noi abbiamo utilizzato mai, solo quello che può essere in sicurezza. Ci stai dicendo, voi siete un gruppo di persone, no? Che porta davanti. Ma come si fa a coinvolgere 45.000 persone? No, 45 no, 3.000, 4.000 persone. Allora, ci sono varie modalità. Allora, noi normalmente usiamo una modalità che appunto sempre ci ha suggerito, in realtà è quel modo che ci suggerì Mario Spada del Ministero dello Spazio Pubblico. Sì, diretto. Ci suggerì praticamente un po' di tempo fa, sempre ingaggiato su che modalità utilizzare, ci vede questo suggerimento che ha funzionato nel nostro contesto, che è quello di creare i momenti di eccitazione. Fare degli eventi pubblici, belli, colorati, in cui tu all'interno ci metti dentro anche il momento di riflessione, che magari è un momento di riflessione, non il dibattito, ma un momento di riflessione che vuol dire il banchetto in cui quello si può avvicinare e prendere il foglio e leggerselo comodamente a casa mentre si beve la birra oppure guarda il ballo della danza tradizionale cinese, ok? Creare questi momenti qua aumenta l'affezione nei confronti del progetto che stai portando avanti. Dici, guarda che io che ho fatto questa festa che ti è piaciuta tanto, domani faccio questo laboratorio. Se tu riesci a fare questo momento, per così dire, di chiamata ludica, chiamiamola così, molto entertainment, molto infotainment, in un certo senso iniziale, scateni un interesse che poi normalmente si riverbera anche nel laboratorio. Noi abbiamo fatto verso l'Ecomuseo nel 2011, come prima festa molto bella, la prima festa su una piazza recuperata nel quartiere dopo tantissimo tempo, parteciparono per la prima volta tutte le comunità locali, dai peruviani ai cinesi, passando per i bengalesi, i rumeni, e c'era ovviamente il banchetto in cui noi lanciamo il fatto che avremmo fatto dei laboratori. Il primo laboratorio che abbiamo fatto sono 200 persone, 200, sappiamo che dovevamo fare. Abbiamo diviso la gente, dopodiché da 200 sono diventate 50, 20, 30 e ci siamo assestati su laboratori di 30 persone. Però tu devi calcolare che i temi sono 8. Noi avevamo praticamente 30 persone al laboratorio, facciamo un laboratorio a settimana. Tra i 30 la metà partecipavano a più laboratori, a spanne noi avevamo 150 persone a settimana che partecipavano ai nostri laboratori. Questi qui di partecipazione, questi momenti qua poi si di nuovo espandevano quando facciamo le plenarie, perché le persone che comunque venivano sempre ingaggiate tramite il lavoro lasciato la mail oppure l'account social, venivano sempre ingaggiate attraverso la modalità digitale, poi rientravano praticamente, vedevano tu stai continuando, sei dignoso, insisti, allora non sei proprio stupido, però vengo a vedere quello che stai a fare, e rientravano, e quindi avevamo praticamente queste plenarie in cui la gente non c'entrava, la presentazione del progetto Impero che partì con un laboratorio di partecipazione appunto di 150 persone e finì con l'ultimo laboratorio in cui eravamo in 10, quando presentammo il progetto, tu la casa della cultura l'hai vista, non è piccola, c'era la gente fuori perché non si entrava dentro, c'erano state 400-500 persone, c'era una quantità di gente impressionante. Quindi creare dei momenti in cui tu fai salire la tensione, la tensione di interesse,
essere rigoroso. Se dai un appuntamento, anche se c'è una persona in laboratorio, lo devi fare, perché quella persona lo dirà alla persona successiva. Il giorno, la volta successiva erano due, poi saranno quattro, poi saranno otto, poi saranno 16, poi saranno 32. Essere rigoroso e preciso. Tignoso, cioè stare lì e seguire il programma, stick to the plan, proprio. Ta, 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 sei laboratori, plenaria e linee guida. Non ne devi fare sette dei laboratori, non devi bucare la plenaria, le linee guida non te le devi scordare. Devi essere preciso. La serietà paga e quindi alla fine la gente viene. Le giornate del territorio da questo punto di vista erano un esperimento molto complicato, perché erano un esperimento praticamente in cui la gente aveva un ruolo estremamente passivo, perché era un momento di restituzione della ricerca altrui, che magari nasceva dallo studio oppure dalla partecipazione, dall'impegno civico oppure dall'impegno di carattere economico di impresa. Nonostante questo, noi in tre giornate abbiamo avuto 600 presenze, che comunque sia per un evento del genere, quando le ho comunicate praticamente all'ufficio culturale, mi dice, ha fatto, magari hai fatto la festa? Ho detto, no, abbiamo fatto questo dalla mattina alla sera. Sì, dalla mattina alla sera. Quindi la serietà, il fatto che tu ci stai, che mi proponi sempre gli stessi temi, che ogni tanto alterni questi momenti in cui ho, diciamo, obblighi, chiedi alla gente un investimento anche intellettuale e di fatica. Tu comunque poi li ripaghi con i tour, li ripaghi con le feste, li ripaghi con il festival di cinema, e in cui i vari soggetti che ci stanno dentro più o meno votano sempre, insomma, che fanno parte sempre di tutti gli eventi, in modo che la gente ti vede che più o meno è sempre lo stesso gruppo che sta lavorando, ti consente di avercela. E ti dirò, io 3002 lo segno con quelli che sono iscritti, per così dire, alle mailing list. Ma secondo me sono stati molto di più in questi 48 mesi. Perché, ad esempio, nelle giornate del territorio noi abbiamo fatto il laboratorio con 50 ragazzi su 100 celle quadrate del Pigneto, io avevo 50 ragazzi che hanno lavorato. Scusatemi il termine, non è dispregiativo, è solamente per simpatia. 50 coatti che hanno lavorato, in cui sono state date delle linee guida chiare, che sono stati, in quel caso lì abbiamo usato un metodo molto... molto consigliato proprio da Paola, che è quello, per così lasciare i ragazzi da soli con i propri strumenti digitali su dei temi molto chiari. E abbiamo dato quattro obiettivi da raggiungere e abbiamo detto potete usare i telefonini per andare avanti. Sì, abbiamo nominato un facilitatore per ogni tavolo, abbiamo divisi 15 da una parte, 15 da una parte, 15 dall'altra, hanno lavorato, hanno fatto il lavoro sul quadrato 100 celle, Pigneto, cioè una prima sgrossatura delle risorse che ci sono, dei temi di interesse che possono essere utilizzati, oltre ovviamente alla spina dei locali dove andiamo a mangiare, prestissimi, perché quelli ci devono stare sempre, perché quelli ci devono mettere comunque, anche se non era un loro obiettivo, l'hanno comunque fatto, però hanno fatto un grosso lavoro. Quei 50 ragazzi io non li considero nel gruppo, ma quelli parteciperanno, i 100 ragazzi che stanno lavorando con Stefani adesso, che sono praticamente le scuole medie, sulle piene di inciampo, stanno facendo le schede dei partigiani insieme a Stefani, e che accoglieranno Gunter Demling e gli faranno fare una passeggiata nel quartiere, io non li conto. Cioè, come dire, è tutta una serie di... tutta una serie di in più che io non tengo, di cui non tengo conto nei numeri, perché non voglio, per così dire, che si abbia l'impressione che ci sia così, che ci sia... che passi l'idea che noi abbiamo l'opinione della comunità di Corpignattano. No. Noi abbiamo l'opinione di diverse comunità di eredità, cioè di persone che sono interessate ad un'eredità specifica patrimoniale, che può essere la storia, l'antropologia, l'archeologia e via discorrendo, che possono essere localizzate in vari settori del quartiere e che si sono raggrumate, ma non rappresentano la totalità dal punto di vista del quartiere e non la rappresentano minimamente, perché noi ancora ci dobbiamo arrivare e non aspiriamo ad arrivarci, perché sarebbe, per così dire, la ricerca di una sorta di perfezione impossibile. Dobbiamo arrivare, per così dire, a un buon punto di vista che possa non generare opposizione, ecco, questo sì, ma senza aspirare, per così dire, nel senso, c'è una specie di egemonia. Non pensate di conquistare tutti, però fanno un discorso. Faccio un discorso in cui, se, come dire, se vuole si può rappresentare. Io non pretendo, per così dire, di dire che questa è la realtà.
come dire, io come comunità di eredità, insieme a tante altre comunità di eredità con cui lavoro, abbiamo definito che queste cose qua te le portiamo, per così dire, in visione, in discussione a te, non abbiamo, per così dire, nessun, nella maniera più assoluta, la, come si chiama, la superbia di dire che questo deve essere il modo con cui tu lo devi vedere il territorio. Il modo con cui tu vedi il territorio per me è un patrimonio, quindi semmai ti invito a raccontarlo, in modo che magari lo faccio mio all'interno praticamente di una visione nuova. Perché io non, cioè l'ecomuseo finisce da dove finiscono i punti di vista, se va. Quindi se io arrivo per così dire a saturare i punti di vista all'interno di un progetto, è fallito. È per questo che fallito il progetto è se finisco i punti di vista ho fallito. La partecipazione funziona per generare punti di vista sulle cose, perché come dire, la realtà è talmente complessa che non può essere mai, per così dire, finita. Modo rappresentato. Poi non la puoi finire, quindi devi cercare sempre di sollecitare nuovi punti di vista. Adesso sono stati i migranti a sollecitarci a noi, chiedendoci di essere rappresentati all'interno dell'ecomuseo, e noi ci stiamo lavorando. Era una cosa che prima avevamo considerato in modo molto naif, molto, molto etnocentrica anche, molto, con un atteggiamento molto tra il post-colonialista e viva l'enfant sauvage. Adesso stiamo cambiando il punto di vista, adesso sono loro che si raccontano, si vogliono mettere davanti alle telecamere e dire che quello che pensano del motore della terra è un amico. Noi questo punto di vista non ce l'avevamo, però fortunatamente che ci lo vuole. Adesso ce l'abbiamo, per così dire, almeno davanti a me, io ho almeno, come dire, almeno 5 anni di ricerca avanti. Tranquillamente. Allora, ci sosteniamo tramite i tour che facciamo, ma appunto ci sostengono i debiti. Nel senso, ognuno di noi si mette mano al portafoglio e caccia i soldi quando c'è bisogno di cacciarli. Dopodiché, ci autososteniamo praticamente, prima di tutto, mettendo il nostro lavoro gratuitamente a disposizione. Io so lavorare praticamente nell'ambito della comunicazione, quindi tutta la comunicazione per cui parla io, con l'aiuto di alcuni amici che mi danno ogni tanto una mano, nelle cose, il fumetto di Giordano Sangalli l'ho impaginato io, perché non avevo uno impaginato il fumetto, quindi infatti è impaginato, per così dire, in modo molto, molto, molto elementare. E dopodiché, con le passeggiate che noi facciamo, ce lo finanziamo con un minimo di merchandise che abbiamo realizzato, ci stiamo finanziando con il libro che abbiamo pubblicato, e ci finanziamo con i bandi e con non con i bandi pubblici. Noi ci finanziamo andando a proporre i progetti presso le fondazioni. Fondazioni private. Andiamo in fondazione privata perché, da un lato, per il discorso politico di cui prima, nel momento in cui vai a fare un bando pubblico, sia se ce l'hai, sia se non ce l'hai, sei sempre figlio a qualcuno. No, grazie. Visto che l'indipendenza la vogliamo mantenere, facciamo un passo indietro e se dobbiamo partecipare a un bando pubblico partecipiamo come partner. Quindi ci sarà un soggetto normalmente in capofila e noi gli forniamo uno slot di servizi a fronte dei quali otteniamo praticamente delle cose. Ma a capofila la devo fare solo ed esclusivamente nei confronti della fondazione pubblica o privata. Quando dici fondazione, si alza il telefono, viene l'appuntamento, il libro, il progetto. Guardate che le fondazioni hanno permissione quella praticamente di finanziare i progetti, di conseguenza sono a caccia di progetti. Su Roma siamo messi male, nel senso che molto spesso praticamente abbiamo le due fondazioni, che Charmagna e Zeno, sono le due, sono quelle che cercano praticamente di seguirle, però ogni volta si danno degli obiettivi che sono sempre molto legati, per così dire, alla mission originaria dei fondatori, quindi sono sempre legati molto alla sanità, alla salute, a questioni molto, molto difficili da gestire da quel punto di vista per un'attività come la nostra, che si occupa di cultura. Quindi qualche volta riusciamo a pizzicare fondi dalla Johnson & Johnson, qualche volta abbiamo una sponsorizzazione che magari ci offre, per così dire, per noi è vita, 10.000 mappe. Quando fai un tour e non puoi rilasciare una mappa, come adesso sta succedendo, a me piange il cuore, non ce l'avevo, ti rilascia praticamente un voucher per la stampa di 10.000 mappe a colori presso una tipografia, per noi è oro, quello lì.
Quindi lavoriamo principalmente così. Adesso abbiamo partecipato ad un bando pubblico come partner, anche in questo caso, una società ha partecipato al bando della Regione Lazio sulle Atelier della Creatività, si occupa Atelier della Creatività, in particolare quello di Cassino, era il Memory Gate che si occupava della memoria. Noi abbiamo fatto tutto uno studio praticamente sull'ingresso degli alleati, sul perché sono entrati dalla Casilina, spiegando appunto sono entrati dalla Casilina perché appunto c'erano i partigiani, quindi abbiamo fatto tutto uno studio che legava tutta la resistenza lungo l'asse della Casilina che portava fino praticamente proprio a Cassino. Quindi avevamo le competenze per poter mettere a disposizione tutta la componente scientifica a questa associazione, a questa società. La società ci ha chiesto, per così dire, il nostro contributo, e quando partiremo noi daremo il contributo a questa società, in un certo senso. Cerchiamo di mantenere un minimo di distanza nei confronti praticamente della situazione dell'istituzione pubblica, in primis perché l'istituzione pubblica non è, direbbero in inglese, non è FA. Non è corretta, paga in ritardo, paga male, richiede praticamente delle assunzioni di responsabilità esagerate che lei non si prende nei confronti dei cittadini, quindi determina delle sperequazioni di rapporto molto forti. Prendere fideiussioni bancarie per fare una cosa è limite di costruzionaggio. Richiedere la rendicontazione con bonifici quando tu praticamente il movimento di cassa non lo puoi fare perché tu mi paghi il consuntivo, vuol dire che mi stai chiedendo di avere già i soldi, quindi mi stai chiedendo di essere già finanziato. Ecco, ad esempio la modalità della fondazione non è questa. La fondazione dice nel giudizio tranquillamente e senza problemi se tu gli hai pagato i soldi e ti fa pagare l'ira di Dio, ma se tu fai il progetto, se ti piace, ti metti in mano i soldi e ti dice quando li hai finiti mi mando il consuntivo. Se trovo qualcosa che non batte, chiedo le vecchie da qua fino a dopodomani, però mi fido di te. Il pubblico non si fida di te. E questa è una cosa molto, molto pesante. Molto, molto, molto pesante. Tant'è vero che succede, cosa che succede? Succede paradossalmente che io sto vedendo, sono il cofondatore di Caravan, di altri festival di piccoli, partecipo ad altri piccoli festival di cinema indipendente, di comunità immigrante che sono in giro per l'Italia, sto vedendo che tutte queste strutture qui stanno cominciando a indietreggiare rispetto praticamente al finanziamento pubblico, perché tutte quante stanno avendo lo stesso problema. Questo è un tema sulla ridiscussione delle modalità con cui il pubblico facilita l'attività praticamente del terzo settore, che va tutto ridiscusso perché lo stato attuale sembra un impasse completo, per cui la grossa realtà del terzo settore, cittadinanza attiva, retake, quello che sia, si muove in scioltezza e fa tutto quello che vuole perché ha il suo montante praticamente economico. Ma la piccola associazione o anche la media associazione comincia a fare fatica a svolgere le attività. Imprenditorializzando la società. Infatti noi rimaniamo associazioni di volontariato per questo motivo, perché, come dire, vogliamo rimarcare, sottolineare il fatto che principalmente noi siamo volontari e quindi praticamente quello che facciamo lo facciamo senza uno scopo di lucro reale. Quindi i soldi che entrano dentro servono per pagare lo specialista, per pagare il tecnico, soprattutto per come lavoriamo noi, entrano 20.000 euro. 20.000 euro vengono spesi con il ragioniere, il commercialista che è del quartiere, la tipografia che è del quartiere, i buoni pasto che vengono dati a tutti i ristoranti del quartiere per far pagare praticamente le persone che vengono. Cioè noi li investiamo nel quartiere, pari, quelli che entrano li mettiamo dentro, perché ci troviamo in un'economia di carattere depresso. Quindi in questo modo abbiamo anche delle realtà virtuose. Tu non so se sei rimasto all'aperitivo che abbiamo fatto dopo, si è andato via. Noi abbiamo lavorato così tanto bene con Emanuele e Enrico della Rosa nel corso del tempo che ci ha fatto un catering da 10.000 euro a 500 euro. Stiamo parlando proprio di numeri reali, cioè lui ha investito su di loro. Mi abbiamo detto, Claudio, questa è la fattura di quello che mi costa comprare la roba. Io li investo volentieri su di te perché tu nel corso del tempo la vostra associazione a me ha portato clienti, visibilità, migliorato la percezione del quartiere, a me i clienti vengono perché non perché ci sto solamente io, ma perché comunque c'è tutto quello che c'è intorno. E questi sono impatti forti praticamente che
qualche genere. Quindi per questo motivo noi facciamo il passo indietro. Semmai creeremo praticamente un'impresa sociale, creeremo un APS, quindi creeremo un profilo imprenditoriale per cominciare ad erogare dei servizi sul territorio. Ma come comitato scientifico che lavora nella ricerca rimarremo sempre volontari, non ci sfrutteremo mai in qualsiasi altra modalità. Bene. Volevo avanzare a Claudio se siete d'accordo di se era possibile organizzare una passeggiata sulla street art come sì. quella che abbiamo fatto, no? A cui ho partecipato con Irene, dedicata alla scuola Dolci, se loro penso che riassume un po' tutte le cose che ha detto stasera Claudio, quella passeggiata sia dalla noi normalmente facciamo la domenica mattina, sì, una domenica mattina prossimo, magari no, 2018, io penso che la data sì, molto volentieri. Assolutamente, a febbraio c'è un invitato con compleanno Carmatella, siamo qua. Io vi ricordo il 20 dicembre l'ultimo incontro dell'anno con Barbara Saracino, parliamo delle false informazioni in campo scientifico, stimola la scienza per dire come si forma la notizia scientifica, quali sono le caratteristiche fondamentali per essere falsificabile, molto più grave.